Io credo che noi abbiamo diritto al piacere. Il piacere è fatto di tante cose. Il piacere è intensità, per esempio. Cioè la questione dell'intensità nella nostra vita, cioè, non è una questione cruciale, che purtroppo ci viene espropriata pesantemente da tutta una serie di dispositivi che lavorano proprio sulla disintensificazione della nostra vita, che deve essere orientata alla produzione, per esempio. Per esempio il furto del tempo. Cioè il furto del tempo io credo che oggi sia uno dei problemi più grossi di tutti noi. Almeno da quando abbiamo cominciato a lavorare con l'autosfruttamento, come l'ha chiamato Byul Chun Han, e non abbiamo assolutamente più la capacità di stare fermi, di godere del non fare, per esempio, che è una premessa indispensabile, secondo me, a una sessualità decente. Nessuno ha tempo libero. L'unico modo è lavorare sui bambini. Come? Non parliamo dei bambini. No, l'unico modo è lavorare sui bambini, cioè anche perché gli adulti... Infatti, i genitori di oggi. Io ho sempre creduto che l'educazione possa un po' aiutare, no? Tutti dovrebbero essere a loro volta liberi. Ma anche liberati da una formazione così cognitiva, per esempio. Cioè, non basta fare educazione sessuale se poi tutta la formazione è centrata sul cervello. Ma certo. E non su questi meravigliosi dolci. No, cioè non ci possiamo stupire che poi viviamo in un mondo così profondamente disequilibrato, dove per esempio la figura dell'intellettuale, parlo per me, ma ha così tanto importanza, mentre altre persone che magari hanno delle esperienze straordinarie di vita, eccetera, sono molto meno considerate. Quello che produce il nostro sistema formativo, nella migliore delle ipotesi, è l'intellettuale. Siamo veramente in un'epoca che ha veramente frantumato la personalità umana, mai come nel nostro tempo, secondo me. Quindi c'è tanto da lavorare, a cominciare dalla scuola, per quanto mi riguarda. Il problema del non dare il giusto peso, il giusto ascolto a esperienze di vita differenti da quelle che più sono risolte in ambito intellettuale, nasce da, credo, dal fatto che comunque tutto vada intellettualizzato, ovvero sicuramente l'esperienza di vita di una persona che non ha fatto altro che usare il suo corpo per essere la persona che è, può avere valore per chiunque, è vero, ma riesce ad averlo solo nel momento in cui è narrabile, è condivisibile. Cioè, quindi questa cosa deve passare in qualche modo attraverso l'intelletto. No, questo è il nostro problema, perché noi abbiamo assegnato un enorme valore alla testimonianza verbale scritta, no? Per esempio un danzatore, cioè, può trasmetterti la sua esperienza con pochissime parole, cioè, ci sono tanti modi di trasmettere la propria esperienza, noi frequentiamo quello verbale perché la nostra cultura tutta è costatizzata il logos verbale. È costruita per questo, cioè le classi sono fatte in modo che perché ci sia qualcuno verbale, che parla, qualcuno che ascolta, no? Qualcuno che condivide la sua esperienza. Perché non si può fare tutto. Però secondo me c'è anche un problema di comodità da parte dell'insegnante, nel senso che da un certo punto di vista è molto più semplice aprire un libro, e certo, che sia educazione sessuale o geografia, aprire un libro e leggere o dire due robe che sai, piuttosto che mettere in gioco te stesso, la tua capacità di costruire un'attività didattica diversa, piuttosto che forse anche portare la propria esperienza, mi immagino più magari anche in geografia, ma anche in una educazione, cioè, sessuale. La gestione dell'imprevisto. La gestione dell'imprevisto crea ansia. Quindi l'insegnante non vede tanto, l'insegnante medio, diciamo, non vede tanto di buon occhio il fatto che possano succedere delle cose, degli eventi che non sono previsti, perché poi lui non riesce magari a gestire, o comunque ha paura di non riuscire a gestirli. E quindi tutto deve essere incanalato in qualcosa che si possa prevedere. C'è un'inerzia della tradizione. Ma no? È condannabile. La tradizione è l'aula. L'aula è un luogo in cui si sa quello che succede, tutti hanno un ruolo preciso. Ma è condannabile questa paura? È la morte dell'insegnante. Non è che si tratta di colpevolizzare l'insegnante. Siamo chiamati in quanto intellettuale. Questo è il problema. Cioè, il fatto che la nostra istruzione sia costruita su discipline certo cognitive,
fa sì che poi venga chiamato un esperto in discipline, posso che lo sia comunque, viene chiamato un esperto in discipline cognitive, che è preparato per questo, a fare questo. La strutturazione dell'aula è costruita in quel modo, la strutturazione delle materie, però sono i muri che parlano prima ancora, no? È come disposta la classe che parla, eh? Cioè queste cose qua, se noi imparassimo a concepire l'esperienza come primaria invece della comunicazione verbale, bisognerebbe cambiare completamente il contesto e chiamare le persone ovviamente adatte ad abitare in quel contesto, quindi non più necessariamente soltanto, anche perché quelli servono, non necessariamente delle persone che hanno una competenza di ordine cognitivo, ma persone che hanno una competenza di ordine esperienziale. E sarebbe, secondo me, per i ragazzi un vantaggio enorme, no? Cioè se i ragazzi potessero stare seduti su divani, su tappeti, in un'aula colorata dove uno entra e invece che parlare gli comincia a muovere, gli fa fare delle cose, oppure inizia a fare un'attività, invece musica, fate anche voi quello che faccio io. Cioè è tutta un'altra cosa, una volta, voglio dire, in tante situazioni si impara così, no? Se io vado a sciare, non è che l'insegnante di sci mi fa la conferenza sullo sci, poi andiamo a sciare. Si va sulla pista e si scia. Cioè sono infinite attività dove la dimensione verbale è subalterna all'esperienza. Infatti lo schema di base è l'insegnamento della grammatica. Cioè noi insegniamo una lingua che si parla, non diciamo insegniamo a parlare, e allora insegniamo la grammatica, cioè una descrizione, un certo tipo di grammatica. Grammatica descrittiva, formale, normativa, con la pretesa che insegnando la verbalizzazione descrittiva di una lingua si impari la lingua stessa. Questo è il modello basico di questa intellettualizzazione dell'apprendimento. Ma è proprio interessante che tu parli di grammatica, perché giusto prima stavo pensando che in altri paesi invece più liberali o meno cattolici, ma più protestanti, pensavo a Ginevra, ma come anche in Inghilterra, dove invece si dà molto più spazio all'apprendimento pratico e non all'intellettualizzazione, eccetera, non si insegna la grammatica. Infatti, dovrebbe insegnare una pratica, non la descrizione della pratica. Sì, sì. O per il nuoto insegno le leggi dell'idraulica, potrei insegnare loro a nuotare. Infatti l'insegnamento artigianale, tradizionale, è quello che mio padre praticava, che mi diceva con un tono molto rigoroso, diceva, quando faceva qualche operazione pratica in casa, io che ero scolarizzato già, cercavo di chiedere delle cose per capire, mi diceva guarda e impara,